Quando ho aperto questo canale, avevo l'intenzione di parlare di un po' tutte le mie passioni, tutte le cose che mi hanno sempre rubato il tempo libero, e quindi tra queste c'è sicuramente anche Magic the Gathering, un gioco di carte collezionabili che ha bene o male la mia età, perché io sono del 92, Magic invece è uscito nel 93, ma non avrei mai pensato di fare dei video con dei baffi del genere, per tutta colpa del rasoio che ha sbagliato la misura e invece che tagliare a 9 mm ha tagliato a 3. E quindi eccoci qua. Io non so quanti di voi siano appassionati di Magic, spero qualcuno sì, dato che avevo già parlato nei video precedenti, avevo detto che avrei portato Magic prima o poi, ma io essendo sempre stato un giocatore di Legacy, in questo Legacy da un po' di tempo non riuscivo più a divertirmi. Io sono sempre stato un giocatore di Legacy di mazzi tempo, quindi ho sempre amato giocare mazzi come War Delver, anche se in passato giocavo mazzi come Stoneblade, ma il principio bene o male è sempre quello, cercare di mettere giù qualcosa sul board, una creatura, mettere pressione all'avversario e poi difendersi tramite le contromagie e le rimozioni. Ecco, questo è un po' il tipo di approccio che mi piace particolarmente. Però da un po' di tempo a questa parte era diventato un pochettino pesante e infatti mi ero distaccato abbastanza dal gioco, tra le mille altre cose che avevo da fare, ma Magic non era più quella cosa che mi dava quel sollievo o quel passatempo come invece è stato negli anni passati. Ed è per questo che di recente avevo iniziato a giocare anche altri mazzi o anche altri formati banalmente, in Legacy mazzi come Reanimator o in Commander mazzi come Ghast, che sono puramente tempo. Per poi passare anche in Commander ora a giocare Reanimator, prima con Voar e ora con Aminatu. Insomma, da quando ho preso in mano il colore nero qualcosina è cambiato in me. Se giocate Legacy avrete bene o male tutti la concezione di un formato in cui si scomba di primo, sempre e comunque, ci sono le force e le carte sono troppo forti e se non scombi di primo non puoi giocare. Non è esattamente così. Legacy è anche tanto altro, in Legacy anzi solitamente quando c'è un combo particolarmente rotto Wizard interviene con un ban tempestivo come è accaduto con Breccia qualche anno fa e poi certo i free counter hanno un ruolo fondamentale all'interno del formato, servono anche per equilibrare il tutto, ma i combo non sono mai particolarmente rotti o funzionano sempre comunque, ti becchi un Grizzlebrand di primo protetto, anche se succede, non escludo che possa succedere, ma da giocatore che ha approcciato un po' Reanimator negli ultimi anni vi dico che sono più le volte in cui vieni fregato perché ci sono comunque tante soluzioni anche a quella roba lì e magari il G1 va in un certo modo e G2 G3 devi orientarti da un'altra parte. Ed è proprio per questo che di recente avevo giocato un mazzo Reanimator che dopo la side, post side, poteva cambiare il piano e andare più sul midrange, dato che hanno stampato carte interessanti come gli orchetti usciti nella saga del Signore degli Anelli, Sholdred, Griff, Doughty, insomma, tante creature a basso costo con degli effetti interessanti. È proprio il colore nero che ho sempre un pochino lasciato da parte, mi sta affascinando molto perché il nero comunque nella color pie di Magic è un colore che può svolgere diversi ruoli, può giocare puramente da controllo come mazzi di tipo Pox in Legacy, può giocare da combo come appunto Reanimator, può giocare da aggro, potrebbe essere un mazzo mononero aggro stile zombie come potrebbe essere Goblin, una sorta di tribale, anche se è una soluzione che si vede poco. Ed è proprio lì che volevo andare a parare, cercare di costruire un mazzo mononero in grado di poter tenere il passo con il meta attuale Legacy e potersi divertire e magari togliersi anche qualche soddisfazione con qualche risultato su MTGO. Non avrei mai pensato però di creare una lista che su 4 leghe giocate su MTGO potesse portarmi 3 trofei e invece eccoci qua. Sono infatti 18-2 con questa versione di mononero midrange e tra l'altro mi sono reso conto soltanto adesso che la sideboard è da 14 carte, probabilmente la quindicesima potrebbe essere uno snuff out da aggiungere inside, lo aggiungiamo adesso per la prima volta. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che ho un secondo profilo Twitter completamente dedicato a Magic e se volete potete trovarmi pure lì ed è proprio lì che stavo postando questi risultati che ho fatto di recente su MTGO. Il profilo Twitter è ToseLookMTG. Facile, banale, lineare, vi aspetto pure lì. Sicuramente le leghe di MTGO non sono la cosa migliore del mondo per il testing, non è che se fai un 5-0 su MTGO sei una divinità, però
Però se su quattro leghe ti ritrovi a fare tre trofei e nella lega, la terza che ho fatto, fare 3-2 perdendo da un unico mazzo, e cioè Grixis Delver, tra l'altro pilotato dallo stesso utente, beh, qualcosa vorrà pur dire. Che tu sia maledetto user Fatumi che mi hai battuto per ben 2 volte su 2. E allora qua voglio provare un po' a spiegarvi quello che è il mazzo, no? E poi nelle prossime puntate portarvi anche qualcosa di differente. Intanto, per dire, mercoledì, oggi che sto registrando il video, ho preparato il mazzo in cartaceo per provarlo anche giovedì sera in una tappa Legacy a 100 di Ferrara in Accademia, dove ci troviamo praticamente tutti i giovedì per giocare a Magic. E proprio sul canale dell'Accademia avevo caricato degli altri video in passato su Magic nel tempo libero, così per raccontare un po' i miei risultati, e ho intenzione di registrare anche un video su questi 3 trofei su 4 leghe giocate, quindi saranno 2 video che caricherò sul canale YouTube di Accademia, anche questo magari ve lo lascio qui sotto in descrizione. Però prima voglio spiegarvelo e raccontarvi quelle che sono state un po' le mie considerazioni. Intanto questa è la carta che fa girare il mazzo, perché gli orchetti sono forti, se non fortissimi, sono una creatura nera con flash ed è un'altra creatura nera con flash oltre ad Opposition Agent. Gli orchetti fanno da rimozione, gli orchetti fanno da race, gli orchetti fanno anche da palo, se vogliamo, contro le pescate dell'avversario. Sono molto molto forti contro mazzi che pescano, contro mazzi che fanno board, anche contro mazzi magari come i combo in cui dovresti rimanere open. Ora, in mono nero è un discorso diverso, però giocando con il blu potresti rimanere open e anche avere la possibilità di giocare gli orchetti. Quindi questa è una carta, secondo me, troppo forte. Pensata forse anche un pochettino male, è legale in Legacy, si può giocare in Legacy, secondo me è anche opprensivo in Legacy ed è la carta che funziona. In realtà questo mazzo nasceva a base UB, ne avevamo già parlato magari su Twitter nelle puntate precedenti, perché insieme a Easy Money Marksman, quindi ciao Anuel, come stai, avevamo fatto una lista di UB Scam, che ho visto che tra l'altro nel tempo è diventata una lista di riferimento, un mazzo che ha fatto diversi risultati. Ho voluto rimuovere il blu, che aveva già un blue count abbastanza basso in UB Scam. Perché? Perché ti dà ovviamente un'impronta differente, e aumentare i pitch di Griff, che è un'altra carta che è basilare per questo mazzo. Che cosa significa Scam? La possibilità di rianimare, grazie a questa figurina simpaticissima, diverse creature che magari hanno dei casting cost più elevati, come Griff, che può finire al cimitero grazie al suo costo di evoke, o come il Troll, che migliora decisamente, forse anche troppo, la mana base, che può picciarsi di Griff, che aumenta anche la possibilità di andare a sfoltire il mazzo non solo tramite le fetch, e che ha un'abilità veramente molto forte in Legacy, perché è un 6-5 che puoi fare di secondo praticamente imbloccabile, che un mazzo a base rossa fatica a toglierti. È qualcosa di molto molto positivo, quindi ci sono sicuramente delle interazioni molto molto divertenti, molto molto interessanti. Poi questo mazzo abusa di Rito Oscuro, e Rito Oscuro è una carta sicuramente unfair, che può farti fare un Griff di secondo senza picciare, una Shouldred di secondo senza picciare, può farti fare un Troll di primo eventualmente, può farti fare un Opposition Agent, che è una carta che dà molto molto fastidio, può farti fare scarto più Orcis, può farti fare scarto più Doughty, può farti fare Ciclotroll più Doughty, insomma ci sono un sacco di cose, Ciclotroll più Orchetti, puoi fare veramente tantissime cose, anche questa velocità instant, alcune di queste le puoi fare a velocità istantaneo. Quindi Rito Oscuro è una carta molto 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 forte, anche se non siamo un mazzo combo. Opposition Agent perché è forte? Perché ovviamente è una carta con flash. Non avendo noi dei counter, ci sono dei mazzi, in particolar modo i combo, che devi cercare di fermare. Contro Doomsday è Dio sceso in terra, perché Doomsday cercherà quasi sempre di fare Doomsday di primo per scombare nei prossimi turni, e deve stare attento a Opposition Agent, ma anche tutti i mazzi con le fetch, ovviamente. Shouldred è una carta che contro tempo o contro dei mazzi che non hanno il bianco, mi viene da dire, che non hanno le spighe o le solitude, fa veramente molto molto male. Senza considerare che noi abbiamo anche un motore di vantaggio, se vogliamo, che è Cling to Dust, perché ci permette di pescare, di guadagnare vite e di rifare il tutto tramite Escape, quindi abbiamo la possibilità di sfruttare anche questo motore di pescata e guadagnare vite con Shouldred, così come il castello. Quindi è un mazzo che tende a consumare la propria mano, ma anche la possibilità
di guadagnarci qualcosa tramite delle carte che ti fanno pescare. E poi c'è Doughty, che insieme a Cling to Dust ti dà la possibilità di essere già riparato di main contro mazzi che abusano del cimitero, ma senza avere delle carte morte, perché sia Cling to Dust che Doughty si riciclano molto bene come strategie. Io sono innamorato di questa carta, mi fa veramente impazzire da quanto è bella. Una carta con ombra, con due mana neri, un 3-2, che rimuove il cimitero degli avversari e ti fa pure giocare delle carte a gratis. Questa è, da quando è uscita, è diventata una delle mie carte preferite. Credo che sia divertentissimo giocare Doughty, e il Legacy è veramente qualcosa di meraviglioso. E poi c'è Wasteland, che è la carta che permette al mazzo anche un po' di stare in piedi, che permette al Legacy anche, secondo me, di stare in piedi, e va a limitare diverse strategie che possono essere unfair, perché ci sono veramente delle terre troppo forti. Poi una sorta di reparto relativo alle rimozioni con i Fatal Push, i Dismember, gli Snuff Out, diversificate, sono 4 in tutto considerando che anche gli orchetti possono far da rimozione, e poi ci si mette a posto al massimo post side. La cosa bella di questo mazzo è che praticamente è tutto mono nero, e quindi a parte le vaste, a parte le fetch, a parte il castello, a parte Urborg, che sono utilities, difficilmente ti andranno ad attaccare una mana base così solida, e quindi ci sono ben 7 paludi, i pitch di Griff sono quasi infiniti, e quindi il mazzo è ben strutturato, secondo me, dal punto di vista del ragionamento, e fa diverse cose interessanti, anche se devi sempre essere lì a pensare a determinate cose. Per dire, una cosa che fai poche volte in Legacy, ma che so che si fa in Modern anche se non l'ho mai giocato, è cercare di limare le terre nel mazzo sfecciando un po' sempre. Quando c'è la possibilità, quando non è necessità magari sfruttare la fetch per il Fatal Push, sfecci per avere la possibilità di pescare una terra in meno, qualora ci fosse la necessità di sfoltire le terre. Se invece hai necessità di pescarla, magari non sfecciare, non togliere una dal mazzo, così hai più possibilità di pescarla. Invece con il blu, il Legacy, con le Brainstorm, con i Ponder, con i Cantrip in generale, sfecciare diventa un qualcosa di diverso. Quindi questa è un po' la struttura del main. Mi sembra un mazzo che fa il suo, ed è un mazzo che secondo me è anche molto 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 divertente. Poi c'è il reparto side. Vorrei partire da questa carta che ho voluto provare, che è Palantir, ma ho giocato davvero troppo poco e probabilmente andrei a limarla, anzi domani sera sicuramente non la giocherò e cercherò di aumentare le risposte per Murtide, che ho trovato particolarmente noioso. Non è una novità, ma Murtide rimane una carta da gestire, cercare di sistemare. Power Keg e Null Rod invece sono carte indispensabili per mazzi che sfruttano calice, mox, led e tutte quelle cose lì, quindi sono una risposta a Hitcast e affini. Snuff Out appunto è la carta che abbiamo aggiunto, dato che va alla side a 14 e va direzione Murtide, perché il reggente va assolutamente combattuto. Lost Legacy è una carta che ho voluto inserire per cercare di gestire un pochettino i mazzi combo. Può essere Doomsday, che può essere Hunt, che può essere Cephalid Breakfast, che può essere Show and Tell. Sono quei mazzi che abusano di una strategia combo e tu puoi cercare di limitarla grazie a questa spell, che grazie al rito scuro puoi tirare di prima. Poi, noi di main abbiamo gli scarti con Toadstice e con Griff. Con Griff, con Reanimate, facciamo anche doppio scarto di primo, ed è una strategia molto molto forte che a volte distrugge completamente la mano dell'avversario e lo manda al top deck. E qua vince chi pesca meglio, e noi abbiamo tante bombe che tirate su, pescate a caso, possono farci vincere la partita. Ecco, Lost Legacy invece è una carta che, anche senza scarti, permette di limitare e tanto le strategie dell'avversario. C'è di meglio, c'è di peggio, non lo so, non me ne intendo. Ho messo questa perché conoscevo questa, ho visto le alternative, non mi sembravano forti come Lost Legacy, perché ce n'è una che fa fare delle pedine 2-2 all'avversario, ti permette di prendere anche l'artefatto. Noi sinceramente ce ne fregava abbastanza poco. Plug diventa determinante per gestire anche gli orchetti dell'avversario. Tura c'è una carta interessante contro i combo, perché può far scartare, può potenziarsi scartando, o contro i mazzi controllo a base bianca. Quando ci sono le rimozioni bianche come Spighe Solitude, ecco che Tura ci diventa molto forte. L'unica cosa che lo può togliere solitamente in quei mazzi lì diventa Caracas. Poi ho inserito Sudden Edict perché la trovo molto molto forte contro i tempo deck, dato che c'è Split Second, quindi potrebbe essere una carta interessante, anche se poi è uscito Shouldered Edict, che purtroppo, dico purtroppo perché Split Second e anche l'immagine della carta di Sudden Edict mi piace molto, ma Shouldered Edict è più forte anche in prospettiva orchetti, dato che puoi scegliere
tra una token, una non token o un planeswalker dell'avversario, quindi sicuramente questa è una carta decisamente forte. Probabilmente rimuovendo questo artefatto andrei ad aggiungere un altro editto di Shouldered, forse andrei pure a 4 rimuovendo Snuff Out. Probabilmente questa potrebbe essere un'opzione, anzi molto probabilmente la side la giocherò in questo modo. Ora non riesco ad aggiungerlo, ma insomma sono 4 Shouldered Edict e 2 Sudden Edict per cercare di mettere a posto il reparto relativo alle rimozioni. E quindi niente, questo è il mazzo. Se avete mai giocato a MTGO, magari vi invito a provarlo. Se non avete mai giocato a MTGO ma giocate in cartaceo, vi invito magari a proxarvelo e a provarlo. Se volete venire a 100 il giovedì, ci vediamo a 100. Se non avete mai giocato a Magic e avete perso quasi 20 minuti ad ascoltarmi mentre dicevo cose che non capite, grazie.